Siamo al presepe nel Palazzo Comunale di quest'anno, un presepe molto importante non solo per la qualità delle opere, ma anche per diciamo, la motivazione per cui è stato fatto. Intanto ci viene gentilmente prestato dal centro protesico INAIL di Vigorso, una vera eccellenza non solo regionale ma italiana e direi anche per certi versi internazionale di protesi. E perché è interessante? Perché lì, proprio per aiutare la riabilitazione, da più di 20 anni opera un centro di arti organizzato dall'ASSA, Associazione Scuola Scultura Applicata, che appunto aiuta dei degenti, quindi gente che ha perso uno o più arti, a intanto superare lo shock e manipolando dell'argilla. Per esempio della Rinascita, tra l'altro il nome è stato proprio scelto dall'equipe dell'INAIL di Vigorso, perché non solo ricordiamo la nascita di Gesù, ma la rinascita di questi personaggi, queste persone che hanno avuto un grande aiuto da questa manipolazione. E la cosa bella di questo laboratorio era che effettivamente era un momento di distrazione per i degenti, si divertivano, si rideva, si scherzava anche, insomma, capito? È stata una cosa che secondo me aveva un valore, era un momento in cui loro dimenticavano la loro sofferenza.